Okay, Jed said I might find Mac in the flower shop. But I have time to swing by the dispensary if I want. Allora, indaga sul negozio dei fiori. Vai da Steph al negozio dei dischi, vai al dispensario. Alex, puoi fare un salto al dispensario quando vuoi, ho bisogno di un consiglio. Ok. Senti, hai tempo di passare un secondo in negozio? Dipende, che c'è, niente di grave, te lo dico quando passi dentro. Sto preparando una nuova avventura, Evan. Scrivetemi in privato se volete partecipare. Ovvio che volete. Cosa ci toccherà fare? Mandatemi un messaggio per scoprirlo. Io ci sto per qualsiasi cosa. Ok. Quindi, allora, vediamo intanto un secondo. Dall'altro. Adesso facciamo un po' un giro, di vedere un po' cosa c'è intorno. Ah, guardate che... Ah, posso darci? Sì, qua parte la musica, immaginavo. Spaccare Mac, no. No, molto peggio. Io amo questi momenti, comunque, che puoi fermarti volendo nel gioco. Poi c'è una cosa che... Not that I know where else I'd even go. Back to the nothing waiting for me in Portland. Dicevo, c'è una cosa che amo tantissimo, tra l'altro. I have no idea what comes next. Che sarebbe... Ogni volta sentiamo i loro pensieri. At least I know that. Sì. No, ma è bellissimo, guarda Marco. Perché comunque tu senti i pensieri delle persone. Guarda che belli, che bello, Madonna, la luce sopra al mare. Cioè al mare, vabbè, al lago. Cioè, poi le musiche sono veramente fantastiche. È un po' come se tu stessi giocando, a un certo punto avessi bisogno un attimo di fermarti. Cioè, penso che chiunque lo farebbe, si fermerebbe un attimo e in quel momento, tipo, magari una musica in testa ti viene e inizi a pensare a tutto quello che stai facendo. Bello, bello, cioè... È una cosa strazzeccata, secondo me, Don't Nod, assolutamente. Scusate. Sbaglio il tasto. The park looks fun to explore. Kayak. Paddling. Kayaking would be super relaxing. Allora, vediamo un po' dove possiamo andare, cosa possiamo fare. I haven't been a bartender long, but I'm pretty sure these are supposed to stay in the bar. Targa commemorativa. Here's a bench. Per gentile concessionario del comitato da Typhon per l'abbellimento di Heaven Springs. Sì, è vero, aggiungono veramente tanto questi momenti, hai proprio ragione, guarda. Sì. We wanted to take a class together, right? Let's do creative writing. Ok, albero scolpito. This is cool. In a wicker man sort of way. Che figo, fatto così, scolpito nel legno. I don't think this whole town is a pagan cult, but I can't rule it out. Ethan arrabbiato. Losing Gabe's been hard enough for a supposed grown-up like me. He looks so alone. That's it. Hey, buddy. Hey, Alex. Vuoi parlarne? Non gli chiedo tutto bene perché anche lui ha detto che non vuole, cioè che non va tutto bene. I'm fine. Okay. Definitely not mine. I'm here for you.
Whenever you need me. He looks so alone. Ma non mi fa però parlare. Cioè, se io faccio così, dice sempre la stessa cosa. Niente, non posso far niente. Forse devo chiedergli proprio se va tutto bene. Devo chiedergli così magari esplode. Vabbè, ormai l'ho fatto. Questo? This is awful. He was so young. He must be reading about Gabe. Che figata, guardate questo. At this point, I wouldn't be surprised if the Spring Festival ends with a ritual sacrifice. Sembra il tipo quello lì che beve il whisky. Ok, qua abbiamo visto tutto, abbiamo visto. Oh, sorry. Where are you hiding, feathered friend? Please, I need you. Is she looking for cool binoculars? You bird watching? Yeah. I'm trying to win a contest. Oh. Good luck. Thanks. Ma forse allora possiamo parlare anche. Aspetta, incisioni. I feel like there's a lesson here about love leaving a mark on the world. I'm not in the fucking mood. Ma che figo. Però deve essere allora quel tipo lì che stava leggendo l'affare, se poteva magari anche lui scrivere, cioè leggere qualcosa, parlarci con qualcosa. Non ci fa parlare con lui, no. Ok, vediamo, vediamo. Ok, qua è chiuso, quindi non si può andare. That might be our feathered friend. Guarda. What if I'm secretly a total prodigy at disc golf, but never had the chance to find out? For the best, honestly. Cioè, sarà il disc golf. Disc golf mi manca. Eh sì, va, esatto, cioè tipo, c'è spugli davanti, ciccia. Vediamo. Ma oddio, non è neanche proprio una cosa bellissima da dire, però quella che ha appena detto. Però va bene. Cartello. Not sure when the words Gabe Chen and Wake will stop being weird. But now, isn't it? Bel clan, oggi chiuso l'1-5. Veglia per Gabe Chen. Okay. This is probably the most haven thing I've seen. Sì, in effetti. Tragically, now isn't the time to check out the rest of Haven. No, lo so, però nel senso io comunque ti faccio vedere un pochettino quello che c'è intorno. Vediamo che cosa caspita mi dici. Ok. Parla con lo sbirro, l'ho visto, l'ho visto. Guarda, fiori di campo. Insert epiphany about new beginnings here. Allora. Vediamo. Hey, Pike. Hey. How you holding up? Sono stata meglio. Guess I've been better. Yeah, right. Dumb question. Hey, I want you to know I meant what I said back there. Gabe was something else. He could bring a smile to my face even on the worst days. Ah, beh, sì. That's what everyone's been saying. And, when you're ready, I still need to get your statement for the investigation. Lo sarò presto. Mac mente. Mac Loudon? The guy that showed up at Gabe's place, throwing punches. The safety manager on duty that night is lying to you. That's my statement. I know you're angry, Alex. But it's an ongoing investigation. I'm still going to need to interview you. Sure. Whatever. Forse non dovevo scattare così, però. Whenever you're ready for that interview, give me a call. Yep, that Pike's really had his work cut out for him these last few days. Guardate che bello anche questo qua, inciso, cioè.
Sono bellissime le, diciamo, le varie statue che ci sono. I always figured mining was dangerous, but damn. Dedicato alla memoria degli 8 minatori uccisi nel crollo della miniera Tallar nel 1897, scomparsi ma mai dimenticati. Allora, qua abbiamo guardato tutto. Customers here are a lot nicer than in Denver. Never been to Denver, but I guarantee they're nice here. What about that accident? Vediamo qua. Nice to know. Hipsters can survive at this altitude. Lol. Ce l'hanno proprio sempre con gli hipster. Allora, di qua, ok. Give me back one simple answer about my job. Typhon doesn't give a shit about anyone. L'avevo intuito che la Typhon facesse un po' quel cazzo che voleva. Campana vento. Oh. Wind chimes. The original jam band. One doctor had me try meditation. Anch'io penso che se dovessi iniziare a meditare mi addormenterei, però dicono che aiuta, in effetti prima, ci sto pensando anch'io prima o poi di provare. I benefici della meditazione: chakra ben equilibrati, un'aura più salutare, pressione più bassa, miglior qualità del sonno. Meditazione guidata dalle 7 alle 19, dal lunedì al venerdì, 8 dollari. Voi avete mai pensato di meditare o altro? Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to nothing says festive, like three exclamation points. Incidente di più. Ok. Festeggia Even, festeggia primavera, festeggia festiva di primavera, sponsorizzata da Typhon Mining Co. Io sì. Ma anche io, sono sincero, ci ho già pensato più di una volta. I might be too close to the issue to have an unbiased opinion. Fuck this. Fanculo ci sta. Convocazione per referendum comunale di Haven Springs. In data 26 maggio si terrà una riunione del consiglio comunale per decidere un provvedimento. Questo provvedimento propone la vendita di non più di 8 ettari di terreno alla Typhon Mining Co. con una miniera a cielo aperto. Per una miniera a cielo aperto. Sia i profitti della vendita che le successive tasse di proprietà verranno aggiunte al budget cittadino di Haven Springs e destinati ad essere assegnati secondo le procedure standard. Maggiori informazioni disponibili al municipio. Per ulteriori dubbi o richieste rivolgersi a un membro del consiglio comunale. Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. Sì, ho capito. Wanna do something together next week? Come on, man. Can't you take a hint? She's not into you. Let it go. That's rough. Vediamo lei. If I tell him I like him, we'll date, and then we'll break up. And then I'll lose my best friend. Hmm. Maybe I could help them. Wait, hell no. What am I thinking? This is none of my business. Ah beh, sì, in effetti è un po' complicato farlo. Ho capito. Guardate che figata il murales. Ma non posso fare veramente qualcosa per loro due, no? Dice la stessa cosa, immagino. Ma niente. Aspetta che c'è Riley qua. Vediamo. Hey Riley. Alex. Hey. Secondo me lei sa qualcosa. O ha notato qualcosa comunque. Gabe, Eleanor Mac. Gabe. I know you and Gabe were close. How are you doing? I miss him so much. He was like an older brother to me. Diciamo che tutto questo potrebbe anche essere successo per lei, per tutti i problemi che ha creato lei con il suo ragazzo, che se lei l'avesse detto al suo ragazzo magari. Mi fa piacere che ci fosse per te, mi fa piacere che ci fossi per lui. Beh, in questo caso la prima.
was a really good guy, Alex. Eleanor. You and Eleanor seem close. She's taken care of me ever since I was little. I never really knew my mom, but she's always been there for me. What does she think about you going away to school? She's thrilled. I think she just wants me to end up happy. È molto dolce. That's really sweet. She's the most selfless person I know. She's lucky to have you. Thanks. La sto prendendo alla larga. That fight Mac had with Gabe over your secret meetings. They were about you applying to college, right? Yeah. Ever since the first time Mac lost his shit in front of them, Gabe and Charlotte had tried to get me to end things with him. And after all this, I can see that they were right. Sì. Ciao Marco, tranquillo. Buona serata anche a te. Cioè, buona giornata anche a te. Mac ha ignorato la chiamata di Gabe. Mac sta dicendo la verità? Do you think he could have ignored Gabe's call? I mean, do you think he's capable of that? I don't want to believe that, but... Sorry, I'm really not ready to talk about it. Ok, si sta comportando in modo strano. Yeah, I get it. It's just... If he didn't do anything wrong, why is he acting like he has something to hide? Eh sì, era quello che stavi pensando. Right after the wake. He wouldn't tell me why. But he just looked so guilty. Ciao bello, ciao ciao. No. And we were done. And now I'm scared. He did something horrible. Huh. Riley. Thank you for telling me. You deserve the truth. Poverina. I gotta run. There's some stuff I need to do. Okay. Ok, quindi sappiamo sta cosa qua. We'll talk soon. Yeah. Whenever you want. Guarda. What could be back there? Apri, vediamo cosa c'è. Maybe there's something around here I can use to get it open. Dai, proviamo a vedere. Pinza T-Rex scopica? Che cazzo? Cos'è? This should get that gate open. Cancello, vai. Scopriamo che cosa c'è lì. Adesso vedi che ci arrestano e via. Oh, che bello! Ecco perché T-Rex! Non avevo visto che c'ho... Attenzione. Ruota di un carro. Non c'è nient'altro, c'è solo questa ruota di un carro. Vabbè. Pensavo ci fosse cose particolari, ma niente. E qua invece c'è una tenda. Somehow, even after everything, I never had to live on the street. I hope this person's all right. Ok. Qua non c'è niente. Factiphone, graffito, benissimo. Simple but effective. Semplice ma efficace, in effetti, impronta. I know what this means. Somewhere there's a dog I need to pet. Ok, di là non c'è niente. Con Riley abbiamo già parlato. Vediamo se dice altro Riley.
No, ok, dice sempre la stessa. Pensavo che... Ogni tanto penso che cambi quello che parla, invece no. Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. Ah, il problema è che il dispensario... Ah no, posso andarci sul dispensario. Ok, ok, pensavo fosse la missione principale. Perché altrimenti ci fa andare avanti e non facciamo il resto. We met briefly. You're Gabe Chen's sister, right? Yes. Alex, yeah. I didn't know him well, but I could tell he had a big heart. I'm so sorry for your loss. Chissà perché la tipa era lì a parlare con Charlotte, quella lì della Typhon. Attenzione. Charlotte, Alex, hey. Jed said you wanted to see me. I just wanted to see how you were doing. Cerco di tenermi occupata. Siamo sinceri. Trying to stay busy mostly. Yeah. Distractions help. How about you? I can't even imagine what you're going through. Honestly, I'm really trying to keep it together for Ethan. He's hurting. It does seem distant. He practically just lost a father. But he's shutting me out. He's never done that before. Not when it mattered. Fagli vedere che stai soffrendo anche tu. He's a pretty insightful kid. He knows how much you're hurting, even when you try to hide it from him. Instead of trying to be strong, maybe the best thing you can do is show him that it's okay to hurt. That's really helpful, Alex. Thank you. I can't get over the feeling that the one person who could help me deal with the aftermath of Gabe's death is Gabe. Però è morto. What is this? An affidavit from Typhon. If I sign, I'm agreeing not to press charges. In exchange for a payment. A big one. Che cosa l'osca? Quanti? That's so shady. Why would they be offering you money if they didn't do anything wrong? They say it's an offer of good faith. But you're right. He's dead because of them. And I'd be letting them off. Are you gonna sign it? I don't know. I'm trying to put Ethan first, but... Sarà una bella somma. Purtroppo sta pensando al figlio, è giusto. Do you think it would be a betrayal of Gabe? Cazzo, questa qui è una delle scelte quelle importanti. Porco, due. Accetta i soldi per Ethan e rifiuta l'offerta. Questa è una bella domanda. Questa qui è purtroppo una domanda che risponderei più da papà che da giocatore vero e proprio. E quello è il problema. Perché adesso io sto interpretando Alex, però questa è una domanda che risponderei più da papà. Eh.
È un bel casino, ragazzi. Non lo so. Questa qui è una domanda difficile. Gli direi di rifiutare l'offerta. Cioè, se fosse giocatore, direi di rifiutare la sua offerta. Però è giusto che comunque. Allora, Gabe sicuramente gli direbbe di accettare i soldi. Più che altro per il figlio. E quindi. È giusto. Non lo so, boh, è giusto secondo me forse in questo caso accettare i soldi, più che altro lo farebbe per Ethan. Sicuramente Gabe direbbe di farlo per Ethan. Però tanto noi in ogni caso cerchiamo di capire che cosa è successo, anche perché è stato Mac comunque. You have to put Ethan first. If the money helps, I think you should take it. Thanks, Alex. That means the world. Ho fatto una scelta da papà, lo so, non l'ho fatta da giocatore vero e proprio. Scummy, but Ethan should come first. I really appreciate you stopping by. Feel free to take a look around if you want. Ok, ci guardiamo un po' intorno. Glass pipes are so cool. They're like works of art that can also get you high. Vediamo cosa dice lei. She said it's not betrayal. Still makes me feel sick. Same. But Gabe would understand. Esatto, bravo, Gabe capirebbe. Cioè, è quello il fattore. I'm gonna figure out why Mac's lying. Possiamo parlarci con lei, guarda. I see why Gabe was so in love with her. Non puoi parlarci, sì. I'm always here for you if you need anything. Thanks. Back at you. Allora. And he did it all with one rusty saw and a bottle of gin. Impressive. Legge. Società storica di Haven Springs, casa di cura Quellfiter, costruita nel 1919. La casa di cura Quellfiter ha operato con successo fino alla sua chiusura nel 1917, sotto la direzione del dottor Martin Kellogg. Più di 500 pazienti malati di influenza e tubercolosi sono stati curati e dimessi. Beh, dai, ci sta, ci sta. È difficile alcune volte, comunque, a seconda delle scelte che ti chiede il gioco. Rispondere come il giocatore stesso e non come magari nel senso come in questo caso qua io da papà purtroppo lo penserai perché comunque vorrei cioè da una cosa brutta che è quella che è successa mi verrebbe da dire ok penso comunque alle mie figlie è brutto da dire però purtroppo non è essere neanche venali è proprio il fattore che purtroppo il mondo gira così. Cioè, i soldi servono purtroppo e servono anche e soprattutto per poter dare comunque ai tuoi figli il meglio che puoi. E alcune volte non puoi farlo, è quello il problema. E quindi, cioè, secondo me come scelta è difficile, però, cioè, rispetto a quella di Mac che avevo detto, ok, no, non, cioè, glielo dico alla ragazza che ha sbagliato. In questo caso qua ho pensato più con la testa da papà, diciamo. Tutto lì. Questa qui è stata la mia scelta. Poi sicuramente ci potrebbe anche essere un'altra scelta, però. To have I do my drugs out of a glass sculpture type of money. Ok. I could totally paint that. I just don't want to. Escursionista, opera di Charlotte Harmon. Vieni a trovarci sabato 3 marzo alle 20:30 alla Galleria Paradox per una mostra di opere d'arte. Corri in fresco. These are my kind of discounts. Dispensario Sivel Dragon, 30% di sconto su tutti gli acquisti effettuati il giorno del tuo compleanno. Documento obbligatorio. Dispensario Sivel Dragon. Dispensario Sivel Dragon, vabbè. 10% di sconto su tutti i prodotti e se reciti una poesia alla cassa. Che cosa figa. Steep, but can you really put a price on a kid's 1000 dreams? dollari, Madonna. Ethan Harmon in vendita, 1000 dollari. Nice contribution, Gabe. Gabe era qui. Vediamo. God, put some clothes on. Rivista Mary Jane, prova questo trucchetto per delle cime grandi e voluttuose. Non farti piantare in acqua.
Come capire se stai comprando dell'erba fradicia? Scusate, per quanto tempo rimarrà il THC quel nel corpo? Qual è lo svapo perfetto per te? Non parete la nostra guida. Lo svapo perfetto, vabbè. Notizie. Evelyn, notizia del Silver Dragon. Ciao a tutti. Come già sapete, una persona a me molto vicina è deceduta. Gli ultimi giorni sono stati molto difficili per me e Eta, ma stiamo facendo del nostro meglio per tenerci su di morale. Molti di voi mi hanno contattato e hanno scritto belle parole, e ve ne sono grata. Mi avete aiutato tantissimo e non vi ringrazierò mai abbastanza per il vostro supporto. Cercherò di aprire il negozio per qualche ora ogni pomeriggio, ma è probabile che gli orari saranno abbastanza irregolari durante le prossime settimane. Mi scuso per l'inconveniente e vi ringrazio in anticipo per la pazienza. La vostra vicina d'erborista, Charlotte. Start needing a PhD to smoke pot. Silver Dragon, l'eco delle varietà. Sativa, euforia blu. Una sativa forte che, con tocchi di euforia per stimolare la creatività. Stairway to Heaven. Un'opzione tranquilla e rilassante da accompagnare con uno spuntino. Indica. Apoteosi viola. Un'indica suave che calma il corpo e allenta la tensione. Omino del sonno. Una variante ad alto contenuto di CBD per rilassare il corpo e la mente. Ibride. Eterea. Un ibrido composto prevalentemente da sativa. Per bilanciare la concentrazione e l'allegria. Atmosfera intergalattica, un ibrido composto prevalentemente da indica che alterna momenti di euforia e momenti di relax. Ah beh. Stairway to Haven? Believe it or not, Gabe named that one. Ah beh. So I believe it. Scultura. Figa sta scultura. Un po' inquietante, ma figa. Lei mi fa morire. That's a Zemi. In the Dominican, they're said to house the spirits of gods. Mostly, I just like how it looks. I really love Charlotte's style. Ciarmon. Ho sbagliato a cliccare mentre stava parlando. Bong. Probably cost more than my bus ticket. Sweet logo. Bet Charlotte designed it herself. Sì, in effetti il logo mi piace anche a me un botto. Mi piace anche a me un botto il logo. Charlotte's dedication to her art is so inspiring. Murale. And which part of the brain is responsible for the crazy glowy feelies? In effetti c'ha ragione. These bougie dispensaries are gonna put all the creepy dudes named Gene out of business. Il nome è Gene. Man, these things better do the trick. I'm averaging like 3 hours a night. Pro tip? Insomnia doesn't usually come from nowhere, and THC is way better at treating it when you're also tackling the underlying cause. Any idea what's keeping you up? Ah, quindi questa qui li utilizzava probabilmente Gabe per riuscire a dormire. These bougie dispensaries are gonna put all the creepy dudes named Gene. I hope these helped a little, Gabe. Probabilmente perché stava cercando sua sorella. Ci sta. No, ho sbagliato. There's nothing quite like a cup of weed on a cold day. Mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio. Va bene, boh, ho guardato tutto. I'm always here for you if you need anything. Ok, andiamoci. Ok, poi. Direi di andare da Staff adesso.